Buongiorno, disse finalmente pensiero profondo. Buongiorno, oh pensiero profondo, disse nervoso Lunkwall. Hai, cioè, una risposta per voi? Disse solennemente pensiero profondo. Sì, ce l'ho. I due uomini rabbrividirono. La lunghissima attesa non era dunque stata vana. C'è davvero una risposta? Sussurrò Fulk. C'è davvero una risposta? Confermò pensiero profondo. A tutto, alla grande domanda sulla vita, l'universo e tutto? Sì. Sia Lunkwall sia Fulk si erano preparati per tutta la vita a quel momento, erano stati selezionati fin dalla nascita come persone più adatte ad assistere a quel memorabile avvenimento, e tuttavia si ritrovarono a boccheggiare e a stare sulle spine come bambini eccitati. «E sei pronto a darci la risposta?» disse ansioso Lunkwall. «Sì. Adesso?» Adesso, disse pensiero profondo. I due sumettarono le labbra. Anche se penso proprio che non vi piacerà, disse pensiero profondo. Non importa, disse Fogg, dobbiamo saperla, adesso! Adesso? Chiese pensiero profondo. Sì, adesso! Va bene, disse il computer, e tacque. I due uomini si misero a giocherellare con le dita, la tensione era insopportabile. Non vi piacerà davvero, disse dopo un attimo pensiero profondo. Diccela! D'accordo, disse pensiero profondo. La risposta alla grande domanda. Sulla vita, l'universo e tutto, disse pensiero profondo. Sì? È? Disse pensiero profondo e fece una pausa. Sì? È? Sì? 42, disse pensiero profondo con infinita calma e solennità. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e martedì 18 settembre 2018 sono ufficialmente diventato la risposta alla vita, l'universo e tutto quanto. Perché? Perché il 18 settembre ho compiuto 42 anni! Auguri, Grizzly! 100 di questi... martedì, stavi lavorando, dicevo, 100 di questi weekend festivi subito dopo il compleanno. Scherzi a parte, parliamo un po' della risposta alla vita, all'universo e tutto quanto, o più in generale parliamo della Guida Galattica per Autostoppisti. Guida Galattica per Autostoppisti è il titolo del primo romanzo di una breve saga, una saga di 5 romanzi, dunque una trilogia, però una trilogia in 5 volumi, così la chiamava Douglas Adams e quindi ci adeguiamo e la chiamiamo così anche noi, 5 volumi che sono stati, appunto, Guida Galattica per Autostoppisti, seguita poi da Ristorante al termine dell'universo, La vita, l'universo e tutto quanto, Addio e grazie per tutto il pesce, e infine Praticamente innocuo. Questi sono i 5 romanzi scritti da Douglas Adams, e possiamo considerare quest'autore come il papà della fantascienza umoristica, che è un po' il British humor e anche un po' una forma di amare ironia. In fondo noi abbiamo la Guida Galattica che comincia con il nostro personaggio principale, Arthur Dent, che sta cercando di evitare che la propria casa venga demolita per fare spazio a una superstrada, una tangenziale. Contemporaneamente avremo una flotta di navi spaziali Vogon che deve demolire il pianeta Terra per fare strada a una autostrada intergalattica, per far passare questa autostrada intergalattica. In entrambi i casi abbiamo un bellissimo parallelo. Arthur ha scoperto che c'erano dei piani per la costruzione di questa strada, dimenticati in un ufficio, chiusi e ben nascosti in realtà, e quando c'è la minaccia alla Terra, ma i piani erano disponibili su Alpha Centauri da ben 50 anni! Tra l'altro io sono molto legato alla Guida Galattica in tante cose, mi è piaciuta tantissimo quella saga, c'è una canzone dei Level 42, che si chiamano Level 42, proprio anche loro in omaggio alla risposta alla vita, all'universo e tutto quanto. Questa canzone, rilasciata nel 1985, giusto per ricordarmi quanto sono vecchio, è Something About You, e in questa canzone c'è un passaggio che dice «Drawn into the stream of undefined illusion».
Undefined Illusion è stato il nome della mia BBS prima e della mia azienda adesso. Quindi immaginatevi un po', l'azienda è nata nel 2000, la BBS è nata nel 94, c'è una storia veramente lunghissima legata a Guida Galattica. Ma oggi ho intenzione di parlare della Guida Galattica, non tanto della trama, non tanto dei romanzi, ma di due personaggi molto particolari, due personaggi che mi hanno divertito tantissimo per il tipo di personaggio, per la storia che gira intorno al personaggio. Il primo personaggio è Rob McKenna. Rob McKenna è un camionista terrestre. È un personaggio in cui mi vedo rispecchiato in almeno una situazione. Rob McKenna, da quando fa il camionista, piove. E questa è la sua particolarità, non nel senso che lui fa il camionista e a casa sua piove. Da quando guida il camion, e sono passati 30-40 anni, non ha mai guidato il camion in un solo giorno, in una sola ora di sole. Ha sempre piovuto. Ha piovuto in maniere differenti, da quella pioggerellina leggera e fastidiosa a quel diluvio che veramente fatichi anche a vedere i terci cristalli. Tiene un libricino in cui prende appunti e ha catalogato oltre 200 tipi diversi di pioggia, che ha visto sempre, perché ogni volta che guidava il camion pioveva. Quando ritornava a casa alla fine di una settimana lavorativa o di un mese lavorativo molto complesso, pioveva a casa. Questo personaggio molto particolare, perché nel corso del tempo, rendendosi conto un po' lui di questa cosa, rendendosi conto un po' gli altri di questa cosa, ecco che cominciano a coinvolgerlo. Per esempio, ci sono dei posti in cui c'è una siccità gravissima, allora gli chiedono di andare a consegnare qualcosa lì, in quel posto, in quella cittadina, perché così, anche se c'è stata una siccità in cui non pioveva magari da un anno, arriva Rob McKenna, e visto che sta arrivando Rob McKenna comincia a piovere. E lo considero un parallelo con me stesso, perché anche io ho una specialità molto simile. Se io dovessi lavare questa macchina, pioverebbe dovunque io mi trovassi. Infatti, amo dire che, un po' come Rob McKenna veniva mandato nei luoghi dove c'è siccità, la Protezione Civile manda me nei luoghi dove c'è siccità, vai in quella città, vai in piazza, fermati e lava la macchina. Ma e poi? No, non ti preoccupare, basta solo quello. Diluvio garantito entro veramente 5 minuti da che ho finito di lavare la macchina. Il secondo personaggio di cui voglio parlarvi non è terrestre, e si chiama Wobegger, l'Eterno Prolungato. È divenuto immortale a causa di un incidente molto particolare con un acceleratore di particelle, degli elastici, se non ricordo male un frullato. Una storia intricatissima, ma molto divertente, perché sono pochissimi gli immortali nell'universo, lui è uno di questi. Essendo immortale, vivrà per milioni di anni e comincia ad annoiarsi ed essere un po' schifato dall'universo, finché decide di darsi una missione, giusto anche per avere un po' di tempo da passare. La missione che decide di intraprendere è quella di insultare tutti gli esseri viventi dell'universo, tutti, uno per uno, in ordine alfabetico. E questa cosa mi è divertito tantissimo, no? Vedere questo tizio che arriva con la sua nave spaziale in un pianeta, scende, trova il signor... lei è il signor Mario Rossi! Bene, lei è un completo idiota! Grazie, arrivederci! Se ne va, ritorna sulla nave spaziale e va a cercare il prossimo in ordine alfabetico su un pianeta chissà dove, tanto il tempo non gli manca, quindi... Bene ragazzi, se anche voi avete letto la saga, magari solo il primo romanzo, magari tutti quanti, parliamone nei commenti qua sotto. Qual è stata la parte che avete preferito, che vi è piaciuta di più, oppure qual è stato il personaggio che vi ha colpito di più, che vi è piaciuto di più, o quello che vi è piaciuto di meno, quella parte che vi è piaciuta di meno? Parliamone nei commenti, parliamone su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Se non avete letto la saga, ma questo video è riuscito un pochettino a incuriosirvi, a stimolare un po' la vostra curiosità, parliamo anche di quello. Io sono Grizzly, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri sui social, grazie a tutti quelli che mi volessero fare gli auguri qua sotto nei commenti. Come sempre vi ricordo, se sono riuscito a incuriosirvi, a stimolare la vostra attenzione, a farvi conoscere dei personaggi della Guida Galattica a cui non avevate pensato, di mettere pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, magari con i vostri amici nerd, perché così possiamo parlare della Guida Galattica, o con i vostri amici che potrebbero non aver letto la Guida Galattica, per magari fargli venire questa curiosità. Magari condividete questo vlog anche su WhatsApp,
WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Lo Chanel è il numero 5, il buon profumo di nuovo iscritto è il numero 42, ovviamente. Inoltre, se seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!